la tecnica alla fine, paradossalmente, è la cosa meno importante. E noi diamo tutte le importanze al contrario, cioè si dà la maggiore importanza al fucile. Tutta gente che spende milioni per i fucili, in realtà il fucile tu lo usi poi soltanto quando hai azzeccato tutto quello che era a monte. Io la chiamo la teoria dei cerchi concentrici, perché tu hai un primo cerchio che è quello della decisione di massima, la decisione proprio strategica, tipo oggi pesco cercando in tana sul basso perché l'acqua si è freddata, perché oggi pesco all'agguato nella schiuma perché di notte si è alzata un po' di maretta e quindi oggi pesco fondo sui crinali, quindi questa è la prima cosa che fai, decidere che farai nella giornata. Poi nell'arco della giornata si cambiano mille volte queste decisioni, però diciamo è la prima strategia di base. Da questo vai nello specifico, dove mi trovo? Io sono qui, quindi oggi è giornata di andarsi a cercare i pesci in tana, perfetto, dove sono le zone che fanno tane, che possono tenere i pesci, perché magari pompa e se trovo i vaselli non ci stanno, dovrò qualche zona di lastre, dove stanno qui le zone di lastre? Poi va a vedere le zone di lastre e quindi soltanto quando poi hai azzeccato uno, due, tre, cioè saper guardare la lastra giusta, che ti trovi finalmente a sparare, ma il più delle volte il tiro tra l'altro è senza storia. Prima di continuare con il video, volevo invitarti a iscriverti, poiché la gran parte di voi che segue questi video non è iscritta. Iscrivervi è un'incredibile forma di supporto per le attività che svolgiamo all'interno del canale YouTube. Da poco abbiamo realizzato un brand di pesca subacquea che si chiama MSA Controcorrente, un brand che gira attorno a noi pescatori subacquei. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare la stragrande maggioranza delle nostre forze sull'assistenza ai clienti e sul supporto a voi pescatori. Motivo per il quale abbiamo creato una community privata di nome MSA Controcorrente Community su WhatsApp, dove potrai trovare supporto tecnico a 360 gradi, compagni di pesca e location in tutta Italia. Per accedere basta scriverci. Ciao Fabrizio, che bello rivederti. Ciao, Come stai? tutto bene, tutto bene. Allora, poc'anzi ti stavo dicendo se conoscevi il format, molto profondo, parliamo di te da quando hai memoria ad oggi, fondamentalmente. Quindi da 5 minuti fa, da quando ho memoria dico quindi da 5 minuti fa. Puntata super breve oggi. No, veramente senza filtri. Diamo qualche cenno per, come sempre, chi non ti conosce, che cosa hai fatto nella vita, quando nasci, dove nasci, di che cosa ti sei occupato, e poi da lì vediamo dove arriviamo. Perfetto, beh, nasco a Roma, quindi un posto, diciamo, non proprio di mare, ma neanche poi così lontano dal mare, una via di mezzo, da una famiglia dove però l'amore per il mare praticamente non esiste. I miei genitori, sì e no, diciamo che non sapevano nuotare, ma nessuno certamente aveva questa passione, né per la pesca, né tantomeno per la subacquea. Io invece, misteriosamente, già proprio da bambino, impazzivo, stavo delle foto di me nel 72, quindi avevo 7 anni, e stavo con una cannetta che mi ero autocostruito, con una canna di bambù, con una lenza in mano, oppure con una forchetta legata in cima sempre a un pezzo di bastone, che cercavo di prendere granchi, bavose, ma ero veramente minuscolo e passavo le ore su quegli scogli. E successivamente poi mia nonna aveva una casa a Fiumicino e io d'estate, i genitori continuavano a lavorare, quindi spesso passavo del tempo lì. E per me la più bella cosa era partire la mattina prestissimo, alle 6:30, andare alla spiaggia, lanciare questa canna per prendere qualche marmoretta, qualche spigoletta, eppure lì me ne andavo solo perché al tempo, la data, non mi voleva far stare al sole nelle ore centrali, altrimenti sarei diventato, come si dice a Roma, nero come un tizio, proprio tipo borsa di tolfa, sotto al sole. E la passione per la pesca subacquea arrivò, credo avessi intorno ai 13-14 anni, perché andai a Ventotene con dei figli di un'amica di mia mamma che avevano già un fuciletto. Io li seguii così e fui abbastanza fulminato da questa cosa che non bisogna, al tempo, diciamo, al momento quello che mi venne di pensare è che non bisognava aspettare che i pesci avessero fame, ma si potevano prendere e basta in qualsiasi momento. Poi scoprii successivamente che non era esattamente così. Però, tornato poi a Roma, chiesi di avere un piccolo fucile subacqueo, cosa che mi fu accordata, e da lì iniziò poi la mia storia di passione per questa, che è diventata più che una passione per lunghi tratti, anche proprio quasi, non voglio dire una ragione di vita perché sarebbe sbagliato, però insomma,
una cosa veramente forte che mi ha portato a orientare tutte le scelte della mia vita poi in funzione, in qualche maniera, comunque in dipendenza di questa attività, che poi è diventata anche un lavoro, perché a un certo punto... Lo rifaresti? Sì, rifarei sicuramente tutto. Ovviamente non sono mai percorsi facili come, diciamo, chi sta fuori e vede una persona che riesce a trasformare una passione in lavoro, vede soltanto tutte le cose positive, che effettivamente poi, per carità, sono tantissime, e ripeto, mi ritengo fortunatissimo e tornando indietro rifarei tutto. Non è però come dire, so, vivo in vacanza e vado tutti i giorni a pescare e non penso ad altro, perché il lavoro diventa lavoro, quando si va a sovrapporre su, diciamo, quello che potrebbe essere svago, eccetera, eccetera, insomma c'è una contaminazione che comporta anche momenti, insomma, diciamo, meno un po' come un rapporto di coppia, no? Che okay, sia bello, però... Okay. Non è allora, procediamo con ordine. Sì. Stiamo dando per scontato che la gente sa che cosa tu abbia fatto come lavoro. Parlavamo di video e di pesca. Tu sei stato molto attivo nel settore video e pesca. Quali sono state le tue principali attività? Allora, guardi, io nel 1999 iniziai ad aprire proprio ufficialmente un'attività di produzione di fucili in legno. In realtà avevo iniziato a costruirli già da diversi anni prima, perché al tempo pescavo fra Ventotene, Santa Teresa di Gallura, Linosa, tutti i posti dove c'erano molte cerni grosse. E con i fucili del tempo avevo un po' di problemi, in particolare le aste da 6 si spaccavano, spesso non riuscivo a passarle, insomma, però ero fissato con l'arbalet, con i fucili ad aria compressa, proprio non mi trovavo. Arrivavano al tempo i primi fusti in carbonio, mi ricordo le aste già da 6,5, quasi non esistevano in commercio, c'erano solo da 6 zincate, che erano fragilissime e leggerissime. Le dovevo far venire, ce l'aveva Morosini che le spediva, se no altrimenti addirittura dalla Francia, ma nei negozi al tempo già 6,5 era una cosa rara. Quindi io cominciai, diciamo, come si dice oggi, a taroccare i fucili, quindi cambiando il fusto, caricando più gomma, mettendo asse più potenti, e andai completamente in crisi, perché a un certo punto questi fucili sparavano malissimo. Scoprì poi che perché i grilletti si indurivano, non erano all'altezza. Iniziai quindi a studiare un po' le produzioni dei posti dove diciamo questi fucili un po' più potenti erano la norma, e in particolare erano i primi tempi di internet, quindi il mercato australiano, quello statunitense, e lì compresi alcune cose che potevano ovviamente essere trasportate da noi con qualche modifica. In che lasso di tempo questo è avvenuto? Guarda, io nel 99 ho aperto la Totem Sub, quindi te lo potrei dare forse a due, non ho memoria precisa, perché sai, il primo l'ho fatto proprio con un pezzo di legno che un parchettista, era un legno rosso molto bello e pesantissimo, mi diede questo legno molto ceroso e io feci con quello un primo fusto per un'impugnatura e una testata Homer, che erano i fucili che usavo al tempo. Poi da lì piano piano andai avanti fino a realizzare i primi fucili completamente in legno, quindi con impugnatura, diciamo, tutto un pezzo. Classica, sì. Ti direi che questa cosa è successa circa nel 99-2000, ma forse erano 2 o 3 anni che io facevo uno per me, e poi per poter migliorare qualcosa magari quello lo regalavo a un amico e prendevo un altro pezzo di legno. In cantina. Chiarissimo. Per completare il cerchio lavorativo, tu dopo la produzione di fucili hai affiancato la produzione video? Sì, esattamente. Per un periodo, allora, diciamo la storia dei video in realtà era iniziata semplicemente perché io producevo questi fucili che per il tempo erano completamente innovativi da tutti i punti di vista. In Italia non c'era niente di simile, tant'è che ancora oggi si usa a dire totemizzare gli elastici, perché ero stato il primo probabilmente in Italia a fare gli elastici legati con l'ogivenda in EMA e via discorrendo. Però io avevo necessità comunque di, diciamo, non solo di far conoscere il prodotto, ma anche di divulgare alcune conoscenze che io ho acquisito, chiaramente da chi era 20 anni su quel settore specifico, era 20 anni avanti rispetto a noi. Poi i fucili come li facevano in oceano non erano trasportabili direttamente, chiaramente sono stati riadattati, ma i principi erano quelli. E per farlo, però, sai, al tempo internet era abbastanza agli albori, c'erano delle mailing list che erano sostanzialmente dei posti dove si scambia, non come può essere oggi una chat di WhatsApp, cioè era tutto molto, molto più vicino quasi alla lettera scritta, diciamo, per tempi e per modalità. E
Però avevo bisogno di trasportarla questa informazione. Ovviamente non potevo fornire tutti i negozi d'Italia perché c'era una produzione che era ridicola, limitatissima. Certo. E quindi immaginai di creare un video divulgativo su questa cosa qui. Mi aiutò il mio amico fraterno Fulvio Colombi di Cagliari, che al tempo era già un ottimo documentarista, c'era tutta l'attrezzatura, eccetera, eccetera. Da lì questo discorso del video, diciamo, mi prese di più. E cominciai poi a fare proprio video invece, diciamo, divulgativi, didattici, come si faceva al tempo, quindi in vendita su VHS all'inizio, poi quando arrivò il DVD su DVD e poi su Blu-ray quando arrivò il Blu-ray. Più o meno contemporaneamente, no, contemporaneamente no, perché parliamo del 2000 e, boh, forse 2008. Al tempo c'era il canale, quello che ancora oggi esiste come Caccia e Pesca, al tempo mi sembra si chiamasse Seasons o qualcosa del genere. E ebbi un contatto con loro e quindi iniziò questa lunghissima collaborazione che mi ha portato poi a produrre più di 180, anzi nel frattempo ne ho fatti altri, comunque sicuramente oltre 200 documentari di qualità televisiva che sono stati poi trasmessi negli anni. Ok, e queste sono le informazioni di cui già avevamo parlato nella prima call durante il periodo del Covid, è quello che normalmente si sente da chi sei tu. Voglio domandarti una cosa molto particolare. Qual è stata la... Intanto il concept suppongo fosse connesso, cioè tu fondamentalmente divulgavi, promuovevi e avevi il bacino di utenza che poi potenzialmente ti contattava per acquistare il tuo fucile. Correggimi se sbaglio. Ti direi di no, in realtà le due cose sono sempre andate più in parallelo che in serie, nel senso che non ho mai, tranne proprio il primo tutorial, quello che facevo per i fucili, tutti gli altri documentari sono stati completamente svincolati, tanto che non ho mai messo un messaggio pubblicitario. Poi è ovvio che è successo, nel senso che, ma non è mai stato quello l'intento, proprio mai, neanche dal Volontà, primo. Anzi, i motivi erano proprio completamente diversi, erano completamente diversi e non avevano nulla a che interessante. fare con i fucili, tanto che poi successivamente mi è anche capitato di usare nei video fucili che non producevo io o di Penso un po' avere te, degli ospiti che indossavano altre attrezzature. Proprio sono per me due cose separate, che ho fatto per motivi diversi. Questo è molto interessante perché comunque va... beh, mi ero fatto un'idea totalmente sbagliata. Forse la sua passività, la sua non intenzione ha proprio favorito la massima trasparenza e, come dire, il fatto che non lo volevi fare non è trasparso e è raccolto probabilmente Questo è ancora meglio. probabile. Ti dirò di più che per un periodo, non potendo più portare avanti le due cose, perché alla fine i contratti con Caccia e Pesca, con Pesca TV, erano diventati importanti, erano tanti documentari da fare e ovviamente come tutti i lavori ci sono delle penali se non consegni in Certo. tempo, se hai degli obblighi contrattuali ai quali da professionista devi sempre ottemperare e quindi a un certo punto ho avuto difficoltà a portare tutte e due le attività e ho sospeso quella dei fucili, ho continuato soltanto con il video. Questo principalmente perché io sono un creativo, diciamo, sono uno sperimentatore, un curioso, a volte sono anche impetuoso quando mi prende di notte che ho l'idea, non ce la faccio, non scende in laboratorio, è più forte di me. E devo dire sinceramente invece che sono da un punto di vista commerciale pessimo perché è un settore proprio che non mi appartiene. E quindi a un certo punto per me diciamo, la produzione di fucili passata alla fase proprio creativa, dove ogni volta miglioravo qualcosina, sono arrivato a un punto dove ritenevo tutto si può sempre migliorare, però diciamo che si arriva a un certo punto a dei compromessi per i quali un miglioramento impercettibile richiede magari un qualcosa che porta sul prezzo. Io mi sono sempre rifiutato recisamente, malgrado fossi consigliato in tal senso da fonti dei distributori del tempo che parliamo, andiamo dappertutto, vendevo in Croazia, Turchia, in ogni parte del mondo, parliamo ovviamente di centinaia, anche migliaia di fucili. Però per me la fase di progettazione era finita, si trattava poi soltanto di costruire e vendere. E questo francamente mi appassionava meno, insomma, da un pochino mordevo il freno. Mentre invece il settore dei documentari, ogni documentario è una novità creativa, non ce ne sono due uguali. Quindi ogni volta che Molto ne inizi testimone. uno, parti con una idea, con una storia da raccontare, cerchi di mettere le mattonelle messe bene in maniera che questa storia funzioni, che abbia un senso. E quindi mi piaceva oggettivamente di Più più. stimolante, certo. Sì, Certo. quindi a Qual è dimostrazione del fatto stata, che. perdonami, prima che mi passa per la mente,
È chiaro che tu hai avuto dei momenti in cui hai dovuto scegliere fondamentalmente. Qual è stata la tua sensazione di rinuncia in merito ai fucili? Cioè, è stata travagliata come scelta o... Sì e no, nel senso che comunque è una parte molto importante. Adesso ho ricominciato a produrli, quindi in tiratura limitata li faccio proprio io personalmente uno per uno. Ho migliorato ancora qualche cosettina, ho creato una nuova serie, eccetera, eccetera. Però al momento effettivamente poi erano talmente tanti che non ero neanche più io direttamente, ed era meglio nel senso che degli operai, ognuno più bravo di me a fare quello che faceva. Quindi c'era quello che verniciava che era più bravo di me a verniciare e via discorrendo. Però io ero un po' alienato da questa fase, soprattutto ecco, mi mancava un po' proprio la fase, diciamo, creativa. Quindi, sinceramente, non mi è stata l'ho vissuta come in quel momento una cosa naturale, non come un abbandono. E poi Capisco. adesso mi sono ridedicato nuovamente con nuovi impulsi, nuovi stimoli, anche perché li faccio proprio io, per cui effettivamente sono di nuovo io coinvolto in prima persona nel processo. E mi sono costruito una piccola macchina a controllo numerico che programmo io, eccetera. Quindi ho di nuovo le mani in pasta. Una macchina a controllo numerico, così, quella che si trova al supermercato. Allora, a me piace tantissimo questo aspetto imprenditoriale di Totem Sub. Qual è stata la tua sfida più grande a livello imprenditoriale? Cioè, quando hai iniziato, quali sono state le frizioni che hai trovato, che hai dovuto, sai, ok, come risolviamo sta cosa? Raccontami di quel processo. Ma diciamo, sono stato, devo dire, fortunato, perché sono stato aiutato nelle mie scelte dalla famiglia, nel senso all'inizio erano i miei genitori, poi dopo mia moglie, ma anche perché effettivamente, diciamo che chi mi conosce, che mi vuole bene, sa benissimo, e io ho sempre fatto di tutto perché la cosa fosse assolutamente chiara proprio prima di iniziare, tranne con i genitori, perché lì hanno iniziato loro, però che io ero questo e non ero un'altra cosa, che non ci sarebbe stato modo di avere un Fabrizio diverso da quello che era, per cui questo era il punto di partenza. Certo, quando a un certo punto ho abbandonato l'attività, mio padre aveva un'impresa di costruzioni, quindi ho iniziato lavorando con lui e poi facevo questi fucili in garage e non ci dormivo la notte. Tutto il momento in cui ho dovuto prendere la decisione di dire, insomma, in famiglia, guardate, io esco da questa cosa perché mi metto a fare questa follia. Pensavo, insomma, che sarebbe stato, anche perché al tempo era veramente una follia, cioè questi fucili non esistevano, non c'era nulla di simile. Non... Ci Il sta, gesto dice non c'è la dissennato di un domanda, pazzo, sì, creiamola. ti dico che sì, ma guarda, non era tanto io, non... la parte commerciale, purtroppo, devo Dici dire. proprio non de... No, niente. lo sai, avrei dovuto avere magari qualcuno bravo a fianco e sarebbero andate meglio le cose proprio da quel punto di vista. Ma io non sono tipo un inventore pazzo, sono più un artigiano che un imprenditore, anzi, non mi riconosco nel termine di imprenditore per niente. Non ho quel modo, che ne so, con gli operai di separare io sono imprenditore, io dico è così, tu sei operaio. No, io sono proprio artigiano dentro di me. Quindi questa Ci cosa sta. mi è un po' mancata. E niente, quindi quella scelta lì fu difficile. Immaginavo forse ci sarebbe stato. Quando hai deciso di staccare, tu hai, cioè già avevi una richiesta tale da poter affrontare di lasciare il tuo lavoro? È stata una cosa graduale? Hai Sì, avuto no, uno schizzo di ordine? è stata graduale perché all'inizio ne facevo uno per gli amici, cioè in realtà neanche li vendevo, glieli regalavo, era solo per avere la scusa per comprare un Niente, il altro pezzo sogno di di tutti. legno e farlo meglio quello successivo. Poi questa cosa, insomma, alla fine sì, aveva un po' preso troppo spazio e non ce la facevo più a fare tutte e due le cose. Quindi diciamo che, insomma, quando ho fatto il passaggio, oggettivamente ancora non c'era motivo di Un farne fine, realmente, sì. sì, però è stata un po' una scommessa, però devo dire che alla fine è andata bene. Sono stati anni di grandi soddisfazioni. Ricordo, al di là della parte economica, degli Audi, dove avevo questo stand con la gente proprio che si accalcava tipo Black Friday, tutti a Fantastico. vedere, perché tra l'altro al tempo io non è che ne potevo mettere neanche uno per ogni negozio, perché era impossibile. Quindi io stavo a Roma, ma si parlava, cominciava a girare la voce, cose, eccetera, ma chi stava magari in Liguria li poteva vedere solo all'Audi. E quindi arrivavano tutti a vedere tutte queste grandi novità, mi subissavano di domande. È stato un momento molto, devo dire, molto bello. È gratificante sicuramente. Qual era il feedback che ricevevi più comunemente quando per la prima volta si vedevano questi fucili in legno?
Guarda, un po' di tutto, perché ai primissimi tempi molte persone dicevano che erano troppo grossi. Se pensi che quelli che facevo al tempo erano più piccoli di quelli che faccio adesso come sezione, perché al tempo si usavano aste un pochino più leggere, anche se io da sempre usavo già aste più pesanti diciamo, di quelle che si usavano correntemente, con un po' più di gomme e tutto. Però oggi quelli sarebbero dei fuscelli rispetto ai fucili di legno che si vedono in produzione. Ma al tempo esistevano solo fusti in alluminio da 25 e da 28 mm, quindi questi sembravano effettivamente più massicci. E di conseguenza c'era tutto il mondo un po' degli agonisti, di questi che pescano, insomma, con i fucilettini, non li vedevano bene. Mentre invece poi chi li provava, gli aspettisti, cioè, in particolare mi aiuta molto Fabio Ciocci, che è un caro amico e un forte agonista laziale, mi viene male la parola, romanista, di Roma, anzi adesso vive ad Anzio, che al tempo era rappresentante di un paio di aziende. E lui impazzì su perché lui fa al tempo, faceva le gare che tutti quanti i ministeri e forchetta, patapim, 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 lui già al tempo le vinceva pure le gare facendo l'aspetto, cioè proprio una filosofia diversa. E fu il mio primo tester e soprattutto grazie a lui iniziò questa parte commerciale, nel senso lui cominciò a fargli vedere nei negozi, oltre che usarli lui personalmente. Quindi diciamo che tutto quel filone invece degli aspettisti, delle persone che avevano magari un rapporto un po' diverso con la pesca e tutto il resto, andò subito forte, anche perché effettivamente il progetto funzionò da subito. Quindi i fucili erano oggettivamente molto molto precisi, molto e potenti, maneggevoli, erano bilanciati, equilibrati, quindi al tempo non esistevano questo tipo di... Oggi è più normale, tutti quelli che fanno fucili in legno, e sono tantissimi, sanno che il fucile deve avere la massa inerziale, eccetera, il culo, l'assetto, eccetera, eccetera. Al tempo no, al tempo non Qual esisteva. era il settaggio più popolare nei tuoi clienti? Cioè, qual era il pezzo che si vendeva di più e perché? Ma al tempo quasi sicuramente il 90 e il 100, beh, perché è abbastanza naturale, cioè, diciamo tu, anche oggi io continuo adesso mi hanno ordinato 2,60 che ho in produzione, però sono onesto e ti dico che fra un 60 mio, che comunque ha un costo, perché per me fare un 60 o fare un 100, la differenza è unicamente 40 centimetri di legno in mezzo, perché le lavorazioni vere stanno di qua e di là, quindi la fresa cammina un secondo in più. Ci saranno 3 euro, 5 euro quello che è di legno di differenza, un'asta più lunga, ma parliamo di questo, quindi il prezzo è comunque alto e se devo essere sincero, su un 60 che spara a 1,5 m, insomma non c'è una differenza così abissale rispetto a un fucile commerciale, che nel frattempo anche i fucili commerciali sono cambiati tanto, perché questo movimento che in qualche maniera io sono stato uno dei primi, Giorgio da Piranna anche al tempo cominciò non solo a produrre ma anche a divulgare, e poi tanti altri, ha fatto sì che comunque sia anche le grandi aziende, insomma, qualcosina oggi sono cambiate rispetto ai fucili che si vendevano 40 anni fa, anche loro hanno migliorato molto la produzione, i materiali e tutto il resto. Per cui al tempo, insomma, oggi diciamo su un 60 oggettivamente non c'è questa grande differenza, cioè, ce n'è un po', ma non è così tanta. Su un 100, su un 110, su un 90 invece oggettivamente si sente di più e quindi al tempo non a caso, infatti, poi succedeva sempre chi si comprava il 100 rimaneva che il 100 per un fucile tradizionale col fusto da 28, la gomma da 16 Dessol dura, l'asta da 6, cioè non c'era proprio storia, parliamo di due attrezzi diversi. Chi lo usava si trovava poi talmente bene, prendeva la mano col grilletto, eccetera, diceva: sai che è? Ma mi faccio pure il 90, ma mi faccio pure il 75, ma mi faccio pure il 70. Però oggettivamente l'origine era il 100. Successivamente poi ho creato una seconda serie che era un pochino più dedicata alla pesca nel mosso, magari nel mezzo torbido, quindi un 90 un po' più esile, la serie Guizzo, e credo che forse, guarda, i due più venduti erano comunque sempre Pelagos 100 e Guizzo 90. Dei due, sinceramente fatico un po' a dirti quale dei due sia stato il best seller, però parliamo di quelli là. Che allestimenti avevano? All'inizio c'erano il Pelagos aveva una gomma da 19 circolare e un'asta da 6,5 e il Guizzo invece aveva un elastico da 17,5 che erano i primi perché al tempo ancora non c'erano, non si trovavano. Non parliamo dei 14,5 che se li facevi vedere ti deridevano, ti schernivano per quelle gommette, e invece con un'asta più leggera.
Poi mi uscì fuori da dei test in piscina che casualmente mi uscì fuori il dato, io non ci avrei mai pensato, sono sincero, che un'asta a parità di massa più corta e più di diametro maggiore aveva, sai come me ne sono accorto, facendo i tiri sul bersaglio. A un certo punto, non mi ricordo per quale motivo, avevo proprio, non, mi ero dimenticato un'asta a casa, qualcosa del genere. Per cui sul 100, che normalmente usavo la 6,5, scusami, la 6 da 140, che era la dotazione standard per i fucili di quel genere, misi una 6,5 per 130. Quindi stesso fucile, stessa distanza dal bersaglio, stesso bersaglio, tutto quanto, mi accorsi che la 6 per 140, che pesava 320 grammi, quando l'andavo a staccare, la staccavo così. Quando invece sparavo con la 130 da 6,5, si piantava che per staccarla dal bersaglio dovevo faticare parecchio. E quindi, siccome la distanza è quella, la massa è identica, perché pesavano, adesso c'erano tipo 4 grammi, una roba così di differenza, dedussi per forza di cose che l'asta più corta era per forza più veloce, perché l'impatto sul bersaglio è dato dalla massa per la velocità. Quindi se la massa è uguale, se quello c'ha più impatto, evidentemente è maggiore la velocità. Feci delle riprese di lato e notai che mentre l'asta più snella, quindi quella da 6 per 140, faceva 3 cicli quando veniva lanciata, partiva chiaramente imbarcandosi, perché veniva caricata, poi si ridistendeva, quindi la punta aveva un'oscillazione circa di questa ampiezza, e faceva 5 centimetri per chi ci ascolterà, pensavo ci fossero le immagini, faceva 4 cicli di oscillazione, mentre invece quella da 6,5-130 faceva un ciclo in meno di oscillazione e l'ampiezza era nettamente ridotta, quindi l'energia che diciamo non veniva dispersa in quella oscillazione andava sul bersaglio. Però quando passai di serie questa cosa, molte persone si trovarono male, perché con i fucili tradizionali in particolare erano abituati a mirare probabilmente con quel tratto di, e quindi tendevano a sparare alto. E al tempo c'era una percentuale significativa di persone che trovavano, ma non era il fucile, perché il fucile messo in morsa e sparando era perfetto. Quindi piano piano poi, diciamo, si è diffusa questa abitudine e adesso è normale vedere aste più corte, montate più corte. Pensa un po' te, che figata. Io ho avuto ho avuto problemi nel mirare con un roller che mi ero autocostruito. Quando accorciai l'asta, cominciai a sbagliare un sacco di pesce, perché effettivamente io miravo seguendo la punta dell'asta, e quando andai ad accorciare l'asta, minchia, devo sparare, cioè cosa seguo? Al punto che devi tornare indietro e mettere l'asta più lunga. Io penso che, siccome al tempo quasi tutti venivano da testate chiuse, tu su un fuoco tradizionale che ha la testata chiusa, quindi non solo c'è proprio fisicamente la testata, che è un ingombro visivo, ma le gomme che sono più alte dell'asse dell'asta, eppure quelle quando stanno lungo il fuoco, tu di fatto l'asta non la vedi, non puoi mirare con l'asta realmente, quindi sicuramente miravano con, sai che in realtà quando miri, l'unico modo per mirare in maniera scientifica è che chiudi un occhio e poi allinei 3 punti che sono un punto del classico mirino, insomma, uno sul calcio, uno sulla punta e l'oggetto. Quei 3 punti formano una retta, se poi il fucile spara dritto, in quel modo stai mirando. Ma noi non spariamo mai così, spariamo sempre con il fucile non allineato, non metti mai la mira, la linea di mira. E quindi quello che miri in realtà è una ricostruzione che fa il cervello, che forse questi 3 punti se li va in qualche maniera ricalcolare nello spazio e quindi se la ricrea. Chi era abituato probabilmente ad avere come riferimenti, perché poi quando stai in acqua non te ne accorgi, quello. Tu spari, ma non è che stai a pensare a tutte queste cose. Quindi sono, lo trovo così affascinante il momento dello sparo, proprio per questa, per questo flow di energia, di sensazioni e di, come si dice, mi viene la parola, di istinto. Cioè è una cosa molto affascinante lo sparo sott'acqua. Guarda, se pensi alle arti marziali, è tutto che funziona in quel modo. Il pensiero è un blocco. Se tu, infatti, non a caso, quando succede anche a me che sbaglio un tiro per qualche motivo, magari un tiro diciamo facile, non quei terni all'otto che provi ogni tanto, un pesce, quei tiri mirati, li sbagli, io la prima cosa che faccio, mi sposto di qualche metro, metto una conchiglietta sul fondo, ci sparo uno o due colpi e così resetto, perché se vedo che l'asta effettivamente colpisce la conchiglietta,
ho sbagliato il tiro perché ho sbagliato il tempo, perché non lo so, perché guardavo da un'altra parte, quello che è, ma va tutto bene. Altrimenti, se mi rimane in testa che quello ho sparato alto, perché ho sparato alto, ora forse non mi va un po' più. Il pesce dopo lo sbaglio matematicamente perché sto a pensare a correggere e quindi in realtà penso se tu quando chi fa arti marziali quando combatte dovesse pensare, aspetta, perché se lui adesso mi tira il destro, io che faccio? Sì, No, ciao. cioè non esiste. Tu in quel momento è proprio la ripetizione che hai fatto 1 miliardo di volte che ti porta a non dover pensare, come un tennista che risponde al servizio, non è Sì, che sì, quanto è il sì, sì, tempo di sì, sì. reazione? Un centesimo di secondo. E se quando queste cose vanno bene è quando tu non pensi, quando tu sei, che è Esatto. proprio qualcosa di Sì. diverso. No, no, è accuratissima come descrizione. Cos'è questa cosa della conchiglietta? Cioè, tu cosa fai durante la pescata se questo ti dovesse capitare? Posizioni un piccolo bersaglio e provi a Sì, sparare? ma anche se non, sulla sabbia, ovviamente per non danneggiare l'asta, Ok, se sì. c'è un guscio di riccio, quello che trovo, basta che ci sia un oggetto qualsiasi sulla sabbia, mi metto a 4 metri di distanza, miro come faccio normalmente e tiro. Automaticamente se il colpo va a segno è tutto a posto, quindi resetto qualsiasi Ok. forma di dubbio che io possa avere, perché Sì. invece qualche volta può capitare che si è storta l'asta, che si è Sì. deformata l'aletta e quindi che effettivamente c'è un problema. Ci sono delle volte in cui, che ti posso dire, ecco, succedeva magari che l'Elsa paragrilletto sui miei fucili, se magari prende un colpo forte e va in direzione, si deforma in direzione del grilletto, quando tu poi vai a sparare, il grilletto la tocca. E quindi, Ok. siccome non è vincolata nella parte dell'impugnatura ed è abbastanza sottile, in realtà si deforma. Quindi quando tu vai a sparare, tiri indietro il grilletto arriva a toccare, cioè a interferenza con questa, però se continui a tirare, quella si piega, cede e tu sganci, però non hai sganciato con, non so, quello che è il carico di trazione sul grilletto che hai normalmente, ma hai dovuto forzare molto di più. Ti posso assicurare che Ok. tu pescando non te ne accorgi mai, te ne accorgi questo, se succede questa cosa, perché poi invece quando ti metti là tranquillo sul bersaglio e vai a tirare, dici, oh, com'è che non sga? Ah, senti com'è pesante. E al pesce che hai Ok. sbagliato non te ne sei accorto assolutamente che era pesante. Ok. Questo è un approccio molto, molto sensibile a quello che fai, che dimostra che sicuramente hai tanto tempo quando vai a mare. Quanto dura la tua giornata di pesca, Fabrizio? Normalmente oggi, facciamo oggi, non. Beh, oggi risente ovviamente perché quando questa cosa la fai per lavoro, comunque ha dei tempi, nel senso che ovviamente sto in trasferta, sto in Corsica con l'operatore e tutto il resto. Allora, in ogni caso, immagino è preparare tutte le telecamere, i microfoni, chiudere le custodie, preparare le batterie, eccetera, eccetera, comporta tempi lunghi. Non sono mai riuscito ad andare in acqua all'alba perché dovrei preparare le cose Ok. la sera prima. Sì. Dopodiché sto in acqua tutto il tempo che posso stare, quindi il che vuol dire Ok. che d'inverno arrivo che è quasi buio, d'estate comunque la tiro fino abbastanza, 8 ore almeno. Dopodiché, perché quando poi esco, devo togliere la roba, sciacquare le attrezzature, sciacquare le videocamere, mettere in carica le batterie, riguardare tutto girato, perché tu hai girato le interviste, ci sta il problema sull'audio, questa domanda la dobbiamo rigirare. Oggi vedi, volevo raccontare questa giornata perché c'era, però la ripresa del Sarago. Te la sei persa perché ti sei mosso oppure non sei partito con il rec, allora sta giornata la cancelliamo, li facciamo e sono altre ore per scaricare solo le immagini. A volte fai le 2 di notte e quindi quella è una cosa. Quando invece sto a Roma, magari esco alla disco sempre per lavoro, riesco invece a uscire perché non è 10 giorni che vai tutti i giorni, magari sono dei giorni che quindi esco prima, però poi devo rientrare magari per le tre, quindi è un pochino più concentrato. Quando esco per divertimento dipende, nel senso che se la giornata, premesso che io adesso perché in questo periodo ho sospeso l'attività video, altrimenti io per divertimento non sono uscito da quando ho fatto i primi video, dal 1999 fino a 3 anni fa. Non ho fatto una singola uscita, solo per lavoro. Quindi sempre mai senza operatore, mai senza videocamera, mai Ah, senza ok, un quindi motivo. aspetta, ho capito bene che da quando hai smesso di fare video, cioè tu uscivi solo per fare video. Solo per fare video, sì, certo. Anche Ok. perché immaginati che magari ti fai un'uscita così, vabbè, ok, poi prendi una leccia di 15 kg che ti avrebbe fatto fare un documentario bellissimo e poi Sì. capito, magari ci vai in Corsica 10 giorni, ci spendi l'ira di Dio e non prendi niente. Quindi Tipo, di recente sono stato a Fuerteventura e abbiamo preso un cazzo. Comunque, dimmi una cosa, l'hai sofferta sta cosa? Cioè, dico, è lavoro, ok, ci sta, però ti mancava la pescata, sai, senza videocamera o sei caduto nel loop, io non entro più in acqua senza videocamera?
Sì, entri nel loop anche perché diciamo che tutti gli spazi che hai li dedichi a questa cosa, per cui Sì. non ti resta la giornata ricreativa. Poi diventa anche stressante, anche faticoso, perché comunque sia sono 100 giorni all'anno che stai sott'acqua, non è come andare a pescare, non c'entra proprio, cioè è proprio un'altra cosa, anche solo non fosse altro che il peso che hai, che a te quella giornata paghi l'operatore, paghi la casa, paghi la trasferta, paghi il viaggio, a te pagano un tot per il documento, quindi se non torni con quel risultato invece di guadagnarci hai rimesso, per dire che o comunque arrivi in ritardo con la consegna, ti metti poi nei casini, devi rifare un'altra settimana fuori, la famiglia non è sempre contenta che tu te ne sei andata una settimana, te ne fai un'altra e poi riparti. Quindi è proprio stressantissimo e alla fine lo vivi. Non ti voglio dire che diventa proprio, perché poi quando effettivamente stai in acqua, però la mentalità ti cambia completamente. Io alla fine quando ero in acqua, prendevo il pesce, non è che oh, che bel sarà, prendevo il pesce e pensavo ora dove sta l'operatore, perché mi devo girare verso l'operatore, oppure anche prima, che tu magari ti muovi all'agguato e sai che stai su questa postazione, c'è il mare mosso, devi andare sull'altra postazione, ma devi lasciare il posto all'operatore che si possa aggrappare pure lui. Per cui se tu ti metti su un sasso e dietro c'è la sabbia liscia, quello non ti può riprendere. Quindi devi sapere che seppure quello per te era un posto buono, ma non c'è il posto per l'operatore, ti devi spostare più avanti. Quindi è proprio un modo di, dopo 20 anni, ti cambia. E ti devo dire la verità, poi ho avuto, quando ho smesso, perché ho avuto un po' di problemi vari, insomma, diciamo per un periodo ho dovuto sospendere. Quando poi ho fatto un fermo di un anno dove avevo quasi la nausea, cioè ti dico la verità, gli amici non ci credevano, dicevano, ma possibile, dai, vieni domani. E io gli dicevo magari sì. All'idea di ricominciare. Ma proprio ero nauseato, cioè ti posso dire, negli ultimi periodi ero anche quasi infastidito dall'uccidere i pesci, perché non era più come, sai, la cosa che uno è bello, era diventata una cosa meccanica. Poi quando diventi bravo, certe cose ormai le capisci e tutto, a volte ti sembra proprio che siano già morti, cioè sono, ti capito, dei percorsi che tu vedi quel pesce e già sai come va a finire, non c'hai quasi emozioni, no, quasi, non c'hai più emozioni. E quindi Hai mai avuto un momento in cui, dal punto di vista creativo, ti sei sentito un po' bloccato, cioè non riuscire a trovare qualcosa di nuovo da presentare al pubblico? Ha avuto un'influenza su di te questa tipologia di pensieri? Ti è guarda, mai questo in capitato? realtà no, questo in realtà no, perché poi sono due fasi abbastanza. Mi è capitato negli ultimi anni che era diventato molto più difficile tradurre in pratica le idee, questo sì, perché il mare, ti faccio un esempio, sempre per parlare della Corsica, io chiaramente facendo questi filmati non è che li potevo fare tutti nello stesso posto, perché molti erano cronache di viaggio e quindi ovviamente devi cambiare le cosiddette location, come dicono quelli bravi. Allora, ti capita di andare in posti che sono più sfigati, oggettivamente, perché tu magari parti da qua, poi sì, quelli che vivono in certi posti della Puglia, che ci abitano e che ci pescano tutti i giorni da quando sono bambini e sanno dove, sanno come, sanno quando, i pesci li prendono. Però per quanto tu possa essere bravo, non è che parti da Roma, arrivi in un posto, ormai oggi ti butti e trovi pesci, no? Cioè succede su certe tipologie di fondale, tipo dove hai magari una parete, c'è il mare mosso, perché lì i pesci sono obbligati a stare, ma quando ti trovi su una zona di grotto sparsa, cioè, tipo come ci abbiamo noi, o come c'è in Puglia, o come c'è in tanti posti, proprio semplicemente prima ti fai una mappatura per sapere se ti stai buttando su il grottarello basso, stupido, o se lì i pesci ci sono degli orari in cui pascolano, altri dove si fermano, c'è cioè altri come succede da noi, che come cambia mezza cosa dell'acqua, cambia quello che fanno completamente. E quindi capitava di avere trasferte brutte. Io sapevo però che c'avevo il jolly, che quando poi stavo indietro con le consegne andavo a fare 10 giorni in Corsica e lì matematicamente uscivano fuori 3 documentari belli più qualcosa per fare altro materiale, cioè 3 cronache di viaggio più un po' di Saraghi per farci quella puntata sul Sarago, la Spigola per fare quella sull'aspetto col mare mosso e via discorrendo. Negli anni le cose sono cambiate tanto anche lì, cosa che mi ha fatto rimanere male per tanti motivi. Eppure lì sono cominciate ad arrivare le imbiancate, anche in posti magari che conoscevo benissimo, posti dove una volta ci pescavi col maremoto e eri tu che dicevi basta perché potevi prendere l'impossibile, cominciavi a faticare a mettere insieme una pescata decente, sempre, sempre peggio, sempre peggio. Quindi chiaramente
tu la voglia di raccontare tutto, ce l'avevi, però poi proprio Se manca studiare il il materiale, pesce, sì, è esatto, era sempre più dura. complicato, perché magari, specie il pesce bello, perché poi alla fine io quando, diciamo, le cose che raccontavo, diciamo, tu devi in qualche maniera regalare un sogno, no? Cioè non è che puoi pubblicare un documentario normale dove prendi quello che prende chiunque, quindi butti, fare un filmato con quattro cefali e un saraghetto, perché chi lo vede dice, vabbè, che è successo? Magari lo puoi raccontare in un altro contesto, cioè dici, vabbè, guarda, sono 3 giorni di pesca, oggi è andata male, male, insomma, perché non va, però quattro saraghi, un saraghetto, niente di che, domani 2 saraghi. Mi è venuto in mente che allora forse i pesci saranno lì, e poi però ci deve essere quel famoso terzo giorno dove tu effettivamente Va a dai seguito a concludere. questa tua intuizione e lì prendi un bel pesce, altrimenti che racconti? Cioè, come a me fa space, non so se radiofonico, però fare il paragone con il porno è più o meno è la stessa cosa, cioè non puoi far vedere io non lo frequento, è un mondo che non, veramente non conosco, però immagino che insomma chi vede quel tipo di cose voglia vedere sempre qualcosa di più di quello che è a lui, diciamo così, Certo. altrimenti. Ma qual è, allora, sulla base di questo, suppongo tu abbia identificato quello che è un format che funziona o che ha funzionato fino a quando hai lavorato nel settore. Vorresti descrivermelo? Secondo te, come in Guarda, generale strutturavi sono due i questi prodotti? format, quelli che vanno di più, e quello che io preferisco da un punto di vista è quello delle cronache di viaggio, perché è un Ok. format dove comunque tu riesci ad inserire contenuti didattici senza essere pesante, professorale, eccetera, eccetera, e in più puoi coprire un novero di situazioni che non riusciresti a coprire in un qualcosa di più specifico. Ti faccio un esempio, io faccio un filmato sulla pesca in tana, ti posso poi dire 1000 indicazioni sulla pesca in tana, eccetera, eccetera, però in un filmato dove invece io mi trovo in un posto, si è girato il vento, da un giorno all'altro la temperatura è crollata di 3-4 gradi, comincio a vedere che i pesci non girano più, vado a vedere tre spacchetti e ce li trovo dentro e quindi comincio a pescare in tana, è quello che sta a monte, perché poi la tecnica della tana, cioè oggi purtroppo la tecnica alla fine paradossalmente è la cosa meno importante. E noi diamo tutte le importanze al contrario, cioè si dà la maggiore importanza al fucile. Tutta gente che spende milioni per i fucili, e in realtà il fucile tu lo usi poi soltanto quando hai azzeccato tutto quello che era a monte. Io la chiamo la teoria dei cerchi concentrici, perché tu hai un primo cerchio che è quello della decisione di massima, la decisione proprio strategica, tipo oggi pesco cercando in tana sul basso perché l'acqua si è freddata, perché oggi pesco all'agguato nella schiuma perché di notte si è alzata un po' di maretta e quindi oggi pesco fondo sui crinali, quindi questa è la prima cosa che fai, decidere che farai nella giornata. Poi nell'arco della giornata si cambiano 1000 volte queste decisioni, però diciamo è la prima strategia di base. Da questo vai nello specifico, dove mi trovo? Io sono qui, quindi oggi è giornata di andarsi a cercare i pesci in tana, perfetto. Dove sono le zone che fanno tane che possono tenere i pesci? Perché magari pompa e se trovo i maselli non ci stanno, dovrà qualche zona di lastre. Dove stanno qui le zone di lastre? Poi va a vedere le zone di lastre e quindi soltanto quando poi hai azzeccato uno, due, tre, cioè saper guardare la lastra giusta, che ti trovi finalmente a sparare. Ma il più delle volte il tiro è, tra l'altro, è senza storia. Se hai fatto bene quello che hai fatto prima, non c'è bisogno di chissà che fucile, perché basta il fucile che spara Sì. tutto dritto e basta, perché poi. A me è capitato di prendere ricciole di 40 kg con il 90 con il monogomma, è tutto prima, è tutto a monte. E questo in un filmato che è una cronaca riesce a raccontarlo molto meglio, perché tu se in una giornata devi cambiare 4 volte strategie perché leggi quello che succede, fai errori e racconti l'errore, cioè qui non sto apprendendo niente, forse perché, e a me quello piace molto, perché ti ripeto, è la parte più importante. Poi ci sono invece quelli proprio tecnici, che pure hanno un grande successo, devo dire. Ne ho fatto uno che avevo pubblicato sul canale, adesso non è più attivo, però sul mio canale YouTube, che era proprio sulla pesca in tana, perché la pesca in tana è stata abbandonata per un periodo come se fosse quasi impura, si parlava di pesca in tana come se fosse una cosa brutta, quindi hanno smesso i ragazzi in particolare, quindi diciamo ci si è pescato meno. In realtà i pesci in tana ci sono sempre stati,
e adesso ci sono ritornati di più, e soprattutto in certe condizioni è totalmente assurdo, cioè vuol dire uno che si ostina a pescare all'aspetto quando quel giorno non c'è da pescare all'aspetto, o è un fanatico della pesca all'aspetto, quindi per carità, come si dice, dove ci sta gusto non ci sta perdenza, quindi se ti piace farlo, fallo, non impigli niente, sei contento, non è che devi rispondere di questo. Però se lo fai perché non hai capito che stai perdendo tempo in questo modo, e che un pesce lo puoi sempre prendere ma in un altro modo, quella invece è una carenza proprio di cognitiva, interpretativa, esperienza e tutto il resto. Che poi è estremamente popolare, cioè la stragrande maggioranza di chi comincia a fare pesca subacquea o chi è che pesca da tanto e magari non ha avuto il contatto con qualcuno con più esperienza, cioè, si è molto, come si dice, abituali anche in questo, fare sempre gli stessi errori. Routine, ma sai perché? Però quello pure dipende tanto, secondo me, dalla carenza di pesci. Io faccio sempre l'esempio, quando ero ragazzino e andavo a Ventotene, che al tempo non era parco ovviamente, mi buttavo dalla spiaggia da riva e vedevo una caterba di saraghi, quindi cominciavo a inseguirli e quelli scappavano, capivo che corrergli dietro non era proprio il massimo, dopodiché si intanavano, però non è che si intanavano ovunque, io li vedevo che magari mi facevano correre 100 metri prima di buttarsi sotto quella, e perché sotto quella e non sotto quell'altra? Tu in realtà proprio il perché non lo sai, però immagazzinando e memorizzando queste cose, alla fine che succede? Che anche il giorno che i saraghi non ci stanno in giro e ci sono 10.000 pietre, tu dentro di te c'hai l'archetipo del sasso che può nascondere il sarago sotto, e quello dove invece sei sicuro che non ci starà mai. Perché? Sì. Perché hai accumulato tutte queste esperienze pregresse. Oggi chi va in acqua, purtroppo, vede solo il deserto. E quindi, casualmente, su 100 pietre, beccare quella dove ci sta il sarago è veramente un terno all'otto. Ed è talmente poca la ripetitività della cosa, che pure metti che la trovi, questa pietra col sarago, perché ti ha detto bene, non puoi cavarne delle informazioni tali da farti questo schema. Non è possibile, perché non hai proprio i numeri per elaborare i dati. E quindi oggi chi va a pescare, in realtà, purtroppo, quasi sempre non impara nulla. Gli mancherebbe proprio quella parte che sta prima, che è, appunto, dicevi benissimo, andare con qualcuno di più esperto, che queste cose, poi, se tu sai rubare con gli occhi... a me è capitato... Ti aiuteranno nel percorso, assolutamente. A me allora, è capitato io... Dimmi, finisci. Uscire con un mio amico greco che è un fortissimo pescatore, veramente bravo, e lui siamo stati in un periodo a Mykonos in Grecia. Sono rimasto stupido, mi faceva da operatore, perché mi ha ringraziato sostanzialmente per aver imparato un sacco di cose sui saraghi, perché io effettivamente, diciamo, il saraghi è un po' la mia specialità, però vedi, se anche, e come io stesso quando seguo qualcuno imparo sempre qualcosa, perché da qualcuno bravo c'è sempre da imparare, però devi avere quella voglia di rubare con gli occhi, farlo, se stai là, questo mio amico è fortissimo, però vedendo me non è che si è messo, vabbè, lo seguo la telecamera, io sono bravo, vabbè, che devo, sto a casa mia, figurati, no, si è messo lì ad osservare ed ha trovato cose che l'hanno portato ad integrare il suo bagaglio, lo stesso succede a me quando vedo lui, è importante. Sì, la pesca, dico, chiaramente ha fatto parte totalmente della tua vita, ma la tua famiglia all'atto pratico come l'ha vissuta? Cioè, quando partivi, quante volte partivi durante l'anno? Come andavano queste cose? Allora, diciamo, mediamente i primi tempi, quando si facevano i cosiddetti lungometraggi, questi filmati di un'ora che venivano poi venduti su prima VHS, poi DVD, cercavo di, diciamo, unire, ancora con i bambini piccoli, quindi di unire vacanze loro e lavoro mio, quindi sceglievo dei posti, fatti conto, Isola Rossa in Sardegna, che contemporaneamente c'era la spiaggia per i bambini, la casa era vicino al mare, quindi se io andavo con la macchina, cioè, insomma, di combinare le cose, e cercavo chiaramente di tornare a orari decenti, però magari stavo lì 40 giorni, quindi in quel tempo avevo modo, capito, di fare l'una e l'altra cosa. Poi invece chiaramente non è stato più possibile per tanti motivi, quindi di solito facevo trasferte di 9 giorni, perché è il massimo che riesci a fare. Ho cambiato sistemi di allenamento per riuscirci, però alla fine riuscivo a fare 9 giorni consecutivi senza
So che non si dovrebbe consigliare questa cosa perché non è proprio il massimo, però io pescando basso, diciamo che quanto malgrado sia una cucitrice, girmi, insomma, l'accumulo di faccio più di 100 tuffi al giorno, però normalmente fra i 5, 10, 12 metri, quindi 9 giorni consecutivi riesco a farli. Poi andare oltre non potevo farlo mai, quindi diciamo il taglio era quello e lo facevo mediamente ogni 40 giorni, quindi poi Ogni stavo un 40 mese giorni. Ok, circa, sì. wow. E poi Wow. chiaramente in quei 40 giorni a Roma, se era il periodo da maggio a ottobre, che da noi comunque paga, facevo uscite non quotidiane, ma quando sapevo che c'erano le condizioni, c'era l'acqua bella, erano entrati i saraghi, mi ritagliavo quelle 2 o 3 mattinate per fare altro Ah, materiale. importante, minchia. Qu quanti anni hai, Fabrizio? Adesso ne ho 58. Hai dei figli? Tre. Tre figli! E Tre figli, qu ormai quanti grandi. anni hanno? 26, 23 e 16. Ok, penso un po' te. Ma dimmi una cosa, non abbiamo parlato del tuo percorso di studi, che cosa hai studiato? Io diciamo che ho iniziato abbastanza bene perché ti voglio dire, uno studente modello, però mi diplomai con 60 sessantesimi al liceo scientifico e in particolare la mia passione alla fisica. Fui fortunato perché agli esami di maturità mi uscì proprio fisica e inglese, che lo parlavo più o meno come l'italiano, quindi diciamo l'ho un po' rubato, però insomma al tempo non è che questi voti li regalassero così, quindi ho fatto la mia bella figura. Poi da lì sono passato, volevo fare biologia marina, però per motivi legati alle possibilità lavorative, visto appunto che di famiglia c'era questa azienda, fece architettura. E invece lì mi trovai veramente male, Incartasti. ma sì, mi incartai di brutto, mi trovai malissimo, proprio da tutti i punti di vista. Quindi dopo forse 3 anni, per colpa della segreteria, che mi fece un errore, fui costretto a iscrivermi fuori corso tipo del secondo anno e sostanzialmente non potevo più fare esami per un anno e mezzo. E quindi decisi di partire militare. Al tempo c'era questa leva obbligatoria, quindi feci il militare. Poi c'era un progetto di partire per le Seychelles. Insomma, diciamo lì la storia con l'università si chiuse e iniziai poi tornato a lavorare con mio padre. Nel frattempo, fra le passioni, ho studiato anche pianoforte, ho fatto diversi anni con esami in conservatorio e tutto Hai quanto. mai rinunciato a qualcosa di importante? Ormai, scusami. Rinunciato a qualcosa di importante? Beh, per forza di cose, sì, se dipende sempre come la vedi, un po' è tutta una rinuncia, perché ogni scelta è una rinuncia, quindi ogni volta che tu scegli una cosa, immancabilmente rinunci a un'altra, e questo è un percorso costante, non... quindi... Vero, vero. Molto, molto vero questo. E qual è tra le scelte che hai fatto, quella che ti ha fatto rinunciare di più e che magari non dico cambieresti, però che sai che ci pensi? Ma sai, diciamo, da un punto di vista proprio la famiglia, nel senso che quando ero più giovane la mia idea era di andarmi a trasferire in Sardegna o in Corsica. In realtà avevo già messo proprio in atto il progetto che era un po' una via di mezzo. Con un amico dovevamo aprire un diving alle Seychelles e quindi eravamo già andati là, avevamo i contratti, stavamo ordinando la barca e tutta quella cosa, per una serie di motivi non andò in porto. E per me quel momento, cioè quando io ormai ero lì, quindi, ma non è che ero lì fisicamente, ero proprio lì nel senso che ero trasportato in questo nuovo, che era il mio mondo peraltro, e da quando questa cosa si era concretizzata, poi non andò bene, però diciamo che si era concretizzata nel senso che parlavamo già di contratti, di casa affittata e tutto il resto, quindi io Roma sinceramente in quel periodo la vedevo veramente peggio di Marte, cioè mi sentivo incredulo, camminavo e siccome non mi sentivo di appartenere più a quel posto, quando vedevo proprio vedevo tutti strani, cioè mi sembrava un mondo folle. E quindi quando poi la cosa non andò, io mi ritrovai a ricadere da Marte o viceversa in questo Dal mondo paradiso a folle. Marte, Sì, fu oggettivamente un momento molto traumatico. E da lì potevo fare 2 cose: potevo andarmene in Sardegna per sempre, poi invece, diciamo, scelsi, sai, la vita ti dà delle cose che non sempre scegli o che ti capitano, non perché ci pensi. Quindi da lì poi a breve, insomma, a Cosa ritrasferirmi. è capitato? Cos'è capitato che ti ha condizionato? Bella, mi sono prima fidanzato, poi sposato, quindi chiaramente decidi. E ho pensato, cosa che effettivamente per tanto tempo è stato, di poter comunque mantenere
quello che mi piaceva fare, quindi continuare. Ai primi tempi avevo questa casa a Ventotene, sempre perché ancora non era parco tutto l'anno, quindi con mia moglie tutti i venerdì sera partivamo, tornavamo poi lunedì mattina, inverno, estate, stavo sempre lì. Poi con questa storia del lavoro, che comunque mi riuscivo a fare le mie trasferte al mare, insomma, diciamo che avevo trovato un buon compromesso, perché comunque per me la famiglia pure è un'altra cosa, cioè non è che è un peso, per carità, cioè è una cosa bellissima, meravigliosa, e quindi sono più che contento di aver potuto fare tutte e due le cose, ecco. Sì, non ho rimpianti, sì. Ritornando indietro lo rifarei. Fantastico, io spero che tua moglie ti abbia supportato in una maniera eccezionale in tutto sì, questo. Sì, diciamo anzi all'inizio ero un po' titubo quando arrivò la prima proposta di contratto con il canale, chiaramente là insomma si parlava direttamente di produzioni importanti, insomma non sapevo come, diciamo, è stato il passo messo. Quello ok, la situazione si sta per fare seria o eh no? sì lì anche perché era proprio concreta la storia, cioè era un contratto per la produzione di tanti documentari all'anno, insomma era proprio una bella svolta. E lei mi disse di seguire, insomma, quella che era la mia vita. Quanto tempo ci hai pensato? 5 minuti. Quanto tempo ci hai pensato? Beh, un pochino sì, anche perché c'erano dei problemi organizzativi, non è così semplice. Per noi il problema, per me, perché poi mi sono rimasto solo lì a fare video, anzi in questo momento neanche più io. Però diciamo, il problema grande è l'operatore, se lo vuoi fare professionalmente, perché non esistono proprio le figure e purtroppo non esiste neanche ultimamente neanche il modo, diciamo, perfetto da un punto di vista burocratico, diciamo così, sì, per farlo, perché dovresti avere un operatore con la partita IVA, però un operatore con la partita IVA intanto sono solo bombolari che si presentano, sì, con questi macchinari mostruosi, possono stare acqua 20 minuti, cioè con le bombole è proprio impensabile da tutti i punti di vista, sì, e chiedono anche 500 euro al giorno, che insomma vai un attimino fuori budget, sì. poco fuori budget. E mentre invece non è facile avere persone che tu stai, becchi la finestra di tempo buono e dici senti andiamo 10 giorni in corre, che quello sta. Se fa il falegname deve consegnare, certo, il mobile, non può dire alla moglie vado via da 10 giorni, non solo. Prima si poteva fare facilmente, c'erano dei contratti che si potevano fare, dopo è diventato più difficile pure quello, ultimamente insomma era abbastanza complicato perché prendi una persona che non fa quello di lavoro, sostanzialmente, sì, non ha una partita IVA come operatore, non lo puoi assumere perché non c'è una forma, quindi c'erano prima di questi contratti di collaborazione occasionale, insomma i voucher, c'erano vari modi, un casino. Che poi successivamente non c'è stata più questa possibilità, per cui okay. Di recente ho visto sul tuo profilo Facebook che qualcosa si è mosso dal punto di vista video, sono stati pubblicati forse dei video della Norvegia sul canale di pesca TV, può sì, essere? esatto. Sono dei video che sono le ultime cose che ho girato, a mio avviso sono tra l'altro molto belle. Diciamo che ormai col Covid, nel periodo Covid in mezzo, ho un po' perso i riferimenti degli ultimi anni, come se quel periodo l'avessi tagliato, per cui magari ti dico 2 anni, ma sono 5. Okay. Comunque, a qualche anno fa, alla fine, per tanti motivi, il rapporto con il canale, con queste produzioni così sostanziose, si è interrotto, e per cui ho pensato di dare luogo a quella che era la mia idea da tanto tempo, e cioè un canale on demand dedicato proprio alla pesca subacquea, sì, progetto ambizioso e secondo me ancora oggi molto potenzialmente valido, perché sì, i pescatori nel mondo sono tantissimi. Tu una volta per mandare in giro le immagini dovevi avere, cioè immagina la televisione con l'antenna che c'è una portata limitata, sì, oggi o anche gli stessi proprio supporti magnetici, ogni VHS costava, quindi produrne un tot ti costava, adesso sì, tu hai la possibilità di vendere la stessa cosa a 1 miliardo di persone ovunque, sì, nel mondo, se superi la barriera della lingua, quindi fai sottotitoli, sì, ti si apre il cosmo, ma non solo, puoi anche, sì, ottenere produzioni fatte da altri. Parliamo di tanta gente che fa pesca subacquea, quindi l'idea era, sì, proprio di creare
Era, ti dico, un progetto molto ambizioso che purtroppo mi è capitato in un periodo della mia vita dove non ho avuto facilità a fare queste cose perché mi sono su mille altri impegni, cioè quando Sì. troppe cose non ho potuto sviluppare come avrei voluto. Poi mi sono fatto male alla schiena e poi c'è Ok. stato il Covid e tutto, quindi l'ho interrotto e pensavo di riprenderlo, ma adesso insomma è un po' complicato per tanti motivi, però avevo questo patrimonio di dei filmati, tanti che avevo realizzato per il canale, alcuni dei quali penso che non fossero neanche mai andati ancora in onda, e quindi cioè, ho di nuovo avuto un contatto con Pesca TV, che nel frattempo ha fatto questa cosa, perché comunque anche loro, mentre prima ti dovevi fare l'abbonamento a Sky, Sì. che aveva un costo importante, poi aggiungerci il pacchetto Caccia e Pesca, e poi dovevi vedere in diretta quando c'era. Adesso invece anche loro hanno fatto un'applicazione on demand, per cui tra l'altro in alta definizione, te la vedi sullo smart, che è quello che avevo iniziato a fare io, per cui ho trasferito a loro questi filmati. Fortunatamente così tante persone li possono vedere, perché, ripeto, al di là della parte economica, commerciale, sono secondo me molto belli e ho piacere, insomma, che vengano visti. Sì, assolutamente. Tu quindi hai deciso di fermarti da questo punto di vista? In realtà, nì, nel senso che, come ti ho detto, è diventato tutto un po' più complicato per tanti motivi. E, io ho avuto qualche problema, in particolare con la schiena, vabbè, poi ho avuto una serie di infortuni infinita, mi sono rotto due volte due costole, una mano, cioè tutti quei incidenti vari, per Sì. cui ho avuto proprio difficoltà anche fisiche. Adesso, sinceramente, poi nel frattempo mi sono rimesso con la produzione di cucito, ho iniziato altre cose. Per cui adesso dovrei di nuovo pensare di interrompere tutto, rifare un fondo di video, perché quando apri un qualcosa comunque, oppure di riprendere contatti con il canale, però è oggettivamente oggi. Cos'è che io allora ti dico quello che penso. Io ti faccio la domanda, hai deciso di smettere? Che cazzo di domanda è? Cioè, significherebbe, è la tua vita questo? Cioè, dire sì, ho deciso di smettere è troppo. Quindi, non so se mi sto spiegando. Forse è una domanda inadeguata. Cos'è che riaccenderebbe la tua scintilla tale da dire ok, cos'è che ti Ma emozionerebbe parli di nuovo al di punto? video o di Di pesca in generale? video, di video, di video. Di Dico, le video è tue produzioni sono un bel uniche nel loro progetto, genere. un bel progetto. Cioè, se avessi la possibilità di, ti dico sinceramente che adesso, in questo momento, partire con un progetto importante. Io sono molto legato al mare di casa, che è quello di Ladispoli, che ha questo fondale molto particolare, che è il cosiddetto grotto, che noi chiamiamo Morsata, che è diffusissimo, il vero nome è coralligeno, è diffuso ovunque. È un fondale che conoscono, cioè tutti lo conoscono nel senso che l'hanno visto, che ci pescano, però pochi lo conoscono in maniera approfondita, cioè sanno realmente che cos'è, come è fatto, come è composto. E soprattutto è di una variabilità mostruosa, quindi ci vogliono delle capacità interpretative. Mi piacerebbe, il mio primo video infatti fu a pesca sul grotto, non a caso. Mi piacerebbe riprenderlo e rifarlo in maniera, però ti dico anche che adesso perché autofinanziarsi vuol dire anche che non solo per un anno o per 6 mesi, comunque sia, devi dedicarci risorse economiche importanti e tempo, perché nel frattempo, se fai quello, non fai un altro lavoro. Per fare questa cosa che oggi purtroppo devo dire che, allora, a meno che non hai, ecco, un canale che ti ordina il prodotto, però anche lì, diciamo che i costi per fare queste cose sono elevatissimi. Ma hai mai pensato di farlo? Non so se ne sei a conoscenza. Tu su YouTube puoi realizzare contenuti a pagamento Sì. senza bisogno di infrastrutture particolari, cioè No, tu ma puoi quello, sai, decidere. alla fine l'infrastruttura oggi, fortunatamente, anche se fai un canale on demand, non è come 3 anni fa. Costa la gestione di un canale con tot di video. Parli di qualche centinaio di euro al Sì, mese, che sì. gestisci anche gli abbonamenti, quindi non è quello. Il problema è che oggi c'è la cultura del gratis in generale su internet, che prevale. Cioè, oggi fa i soldi, li fa l'influencer, che con i like, cioè nessuno lo paga direttamente, ma magari con 1 milione di visualizzazioni, anche nella boiata catastrofica, perché poi vedi, a volte io ci rimango quasi male, vedo
quello che ha 3 milioni di follower, quanto guadagna, prende tutti quei soldi per fare quattro stupide, te magari invece fai, capito, un documentario. Sì, però sì. C'è sempre qualcosa di gratis, e un po' la crisi che c'è per tutti, indiscutibile, tutti cercano di risparmiare, però proprio la cultura di questa, secondo me si è abbassata anche la capacità di leggere il bello, certo, nel senso che gradualmente ci siamo sempre abituati più a standard bassi. Oggi vedi i filmati, sì, fatti col telefonino in verticale, eccetera, e nessuno li trova orribili, perché ci siamo abituati a vedere filmati mossi. Sì. Ci siamo talmente abituati a vedere questa roba gratis, non professionale, che non ci fa più impressione. Quindi automaticamente quello è diventato lo standard, e molte persone hanno perso la capacità poi invece di leggere la bellezza, un po' come se tu ascolti, sì, tutta la vita musica commerciale di bassissimo livello, sei cresciuto con quella, hai visto solo quella, il giorno che poi ti capita Bach ti sbadigli e ti addormenti. Allora, ci sta. Io mi trovo in disaccordo con questo, perché forse perché a me piace pure il mondo video, non lo sarò di parte, però quando vedo qualcosa che è fatta con più cura, almeno personalmente lo vedo subito, è proprio perché è così raro rispetto a questo contenitore di immondizia che c'è, che è enorme, percepisco subito che quella è una cosa da guardare. Poi che chiaramente magari possa nella sua totalità piacere o meno, non è... Ma sai, non è neanche tanto il piacere, secondo me, è il pensare di spendere i soldi, ma che parliamo di niente, magari di 3 euro, sì. Sì, però pure sì, quei 3 qua come Spotify, no? Che magari sì, alla fine non sarebbe una gran cifra, però ti tieni la versione gratis, ti senti un po' di pubblicità, ma quei 3 euro, quanti sono? 5 euro, sai che ti dico? Non mi viene proprio di processo della carta di credito, quindi non ti dico, certo, che non gradirebbero o che non capiscano la bellezza, è che magari non ritengono che valga la pena di spenderci i soldi. Ok, chiaro. E quindi la conversione fra questo milione di potenziali pescatori e quelli che poi realmente spendono dei soldi per comprare un video, magari non è proprio... Ho la soluzione. Produzione per Netflix. Una produzione per Netflix. Fai un qualcosa di importante e lo somministri a Netflix. Però prima lo devi produrre per fare di quel livello. Lo so, però là, un anno di lavoro, con operatori, tutto qua, insomma, sono progetti ambiziosi. Ma tu pensi che ci voglia per forza un anno per fare... Certo, è chiaro, dipende che lavoro... Dipende cosa vuoi fare, chiaramente. Considera però... che i giorni a mare non sono tutti uguali, i periodi non sono tutti ideali, poi, insomma, dipende da tante cose. Le cronache queste così di viaggio trovi sempre il modo di raccontarle, no? Se a me piace raccontare le storie, per cui ci metti un'esterna, ci metti... Se vai su un progetto diverso che non è una cronaca di viaggio, intanto proprio ti ci vogliono le mattonelle, cioè ti ci vogliono tanti pesci, e a seconda del tema devono essere coerenti, e quindi il mare non è che ti dà sempre queste... Cioè, da noi, per dire, tutto l'inverno non peschi mai, si pesca da maggio a ottobre, poi alla fine i mesi quelli buoni, stranamente, perché per fortuna direi sono luglio, agosto, che abbiamo l'acqua un po' più pulita ed entravano, perché ormai hanno sterminati comunque un po' di pesci, poi per il resto becchi... Adesso sai quant'è che non si può andare a pescare qui da noi? Saranno 2 mesi e mezzo. Sono stato in Cagliacca a Traina 3-4 giorni fa, c'è l'acqua che è impenetrabile, le previsioni continuano a dare 2 metri d'onda, e considera che da noi, prima che ci vedi, deve fare... Cioè, dall'acqua così ci vuole almeno una settimana buono, per vederci 3 metri. E magari non puoi fare riprese, perché con 3 metri di visibilità... Minchia, però vedi, è sempre affascinante parlare di queste cose. Sai perché ci tengo così tanto? Perché così come sicuramente questa massiccia quantità di contenuti ha abbassato la percezione della qualità, per certi aspetti ha influenzato anche negativamente il settore, credo che sia l'unico mezzo anche per preservare quella che è la pesca in apnea oggi. Con le nuove generazioni e con le future generazioni, cioè ciò che non esiste all'interno di questa videocamera e questo schermo oggi è complicato da vedere, ecco, mettiamola così. Quindi è sempre un certo stimolo.
Anche perché effettivamente, rispetto a. se oggi tutti hanno questa telecamerina sul fucile, è quello che passa, tra l'altro, è un messaggio completamente falsato, nel senso che poi tutti mandano avanti perché 2 minuti, tipo uno che scende con la mattonella, uno che sta fermo all'aspetto con sta videocamera e vede il fucile incollato sulla televisione, è insopportabile. Quindi tutti quanti vanno avanti, e a un certo punto arriva questo pescione, sbam, e prendono il pescione. E chiaramente, di un milione di persone che hanno una GoPro sul fucile, c'è tanto di quel materiale. Quindi uno si ubriaca a forza di. Tra l'altro, nessuno ha più la pazienza di vedere una cosa che dura 10 minuti, quindi cioè, quando non leggono 10 righe. Quindi quello sono 5 secondi di ubriacatura. Tu stai là, boom, oh, mazza che pesce, boom, mazza che pescione, mazza che bestia, quanti metri, boom, mazza che bestia. Però effettivamente non è quella la pesca subacquea, la pesca subacquea è proprio un'altra cosa. Non c'ha niente a che vedere. Se cernie prese con la mattonella a 300 metri, la torcia, il pescione, bam, porta su. Sì, bravo, ma che mi stai raccontando? Ma guarda, questo è il risultato dell'algoritmo. Cioè, se vogliamo fare un discorso un po' catastrofico, se uno fa un ragionamento controintuitivo, cioè questa tipologia di contenuti sono così virali perché l'algoritmo ha capito che ciò che interessa alle persone è esattamente quel momento in questa tipologia di contenuto. Quindi mostra e fa fare visualizzazioni a contenuti che sono visualizzati per quel motivo. Quindi proprio nell'evoluzione del creator, di colui che pubblica il video, si capisce che la parte che interessa di più ora negli shorts, nei TikTok e nei Reels è esattamente il momento da quando si inquadra il pesce a quando si spara. Esattamente. E questo ha un'influenza pazzesca, perché concordo, la pesca subacquea non è questo, questo è l'ultimo tassello. Letteralmente. Questo mi piace l'idea di oggi parlavo esattamente di riprese in terza persona con Daniel Mann, che è un ragazzo che fa Sì, delle bellissime lo conosco bene. produzioni. Fantastico. Ci Sì. siamo andati a bere una birra ieri sera a Londra e abbiamo fatto conversazione solo di video e di pesca. È stato in Turchia con il campione nazionale, forse 8 volte campione nazionale, e sono andati a prendere nel Black Sea, credo che sia, magari sto dicendo una boiata, comunque le corvine, ci sono branchi di corvine enormi perché non conoscono questi pesci, e ci sono branchi di corvine a centinaia di pezzi da 2 kg e 3 kg, e ha filmato tutto. E si parlava del fatto che, siccome abbiamo mostrato delle riprese in terza persona, dicevo, vedi quanto è diverso il contenuto filmato in terza persona. È un'altra cosa, cioè è proprio, è Non la c'entra proprio niente. bellezza assoluta. Certo. Infatti non ho mai prodotto filmati con la videocamerina sul fucile, perché sarebbe tutto più semplice. Pensa tu quante i pesci che ti fa scappare l'operatore, le volte che non viene la ripresa. Non solo, ci sono proprio delle situazioni dove essere in due, dei posti dove se sei da solo il pesce, io lo vedevo perché qualche volta poi magari l'operatore saliva un attimo in barca a cambiare la cosa, magari continuava a fare quattro tuffi con la telecamerina. Quando sei da solo, le percentuali, Diverso. se hai un operatore che è il tuo, come è capitato a me per tanti anni, quindi non solo che è un bravo pescatore, perché quella è la cosa fondamentale, deve essere un bravissimo pescatore, deve essere un bravo operatore, e ci deve essere, alla fine, dopo tante uscite, si deve creare quella, come ti posso dire, quell'affinità per cui lui sa in anticipo, sapendo come pesco, che io là farò quella cosa, quindi riesce a spostarsi nel modo giusto, anticipando il movimento, allora lì Lavoro di riesce. squadra. Però lavoro di squadra, però questa cosa ti costa catture, nel senso che è ovvio che andare un treno di due persone, che basta, cioè si raddoppiano le probabilità che uno sventoli una pinna, o che l'onda ti strappi dallo scoglio, o che uno dei due venga visto in anticipo, anche perché per l'operatore è più complicato che per te, per tanti motivi. Non fosse altro che tu Tu decidi per ora quando stai parti. parlando dal tuo lato, tu pensa quanto cazzo è difficile fare l'operatore, Penso assicurarti di prendere lo è short, cioè, difficilissimo. È difficilissimo, e anche per quello anche serve magari avere un po' di affinità, nel senso che alla fine io ho sempre fatto di tutto per mettere i miei operatori il più possibile a loro agio, perché capita che ti fanno scappare il pesce, perché capita comunque, ma questa cosa è assolutamente normale. Forse, cioè anche io da operatore farei scappare il pesce spesso al pescatore, perché è così, punto e basta, non c'è niente da fare.
Io direi sicuramente che un invito a tutti coloro che hanno una videocamerina a cominciare a creare contenuti differenti, clip differenti, secondo me ci sta, ma proprio come senso di protezione verso quella che è la nostra disciplina. Direi quasi di fare un invito a riprendete anche quello che c'è prima, quello che c'è dopo. Non ci limitiamo soltanto a riprendere la cattura, che adesso YouTube soprattutto è estremamente pieno rispetto a questo. L'ultima cosa di cui ti volevo parlare, e poi ci salutiamo, è quest'anno io ho partecipato a un concorso di video di pesca in apnea che si chiamava Select and Spear. Sì. E quando sono stato a Fuerteventura ho avuto modo di parlare con Jose Landa, che è uno abbastanza conosciuto alle Canarie che fa parte del club di pesca subacquea, e insomma mi diceva che c'è stata pochissima adesione a questo concorso, un po' sorprendendomi, perché ho detto, cacchio, con la quantità di gente che pesca e che fa video, mi sarei aspettato magari una maggiore partecipazione. Secondo te, come si potrebbe risolvere per un futuro concorso un problema del genere, per coinvolgere più gente? Guarda, sinceramente non te lo so dire, anche per me è stato abbastanza sorprendente. Anche l'altro anno era stata fatta Ok. lo stesso contest, ma probabilmente c'era stata un po' più di partecipazione. Non lo so, non riesco a capire se effettivamente si tratti proprio di un problema diciamo, di comunicazione, nel senso che non è facile arrivare con questa comunicazione a tutte queste persone. Chi fa i video, magari è uno che sta alle Baleari, un altro che sta alle Canarie, che non sanno, non, cioè, vanno, girano, se lo mettono sul canale, lo pubblicano su Sì. TikTok, quello che è, e finisce lì la cosa. Magari non c'è un Però interesse vero verso la no, ma è produzione proprio che video. magari molte persone non lo sanno che c'è Ok. questa cosa, è difficile arrivare. Ne sono accorto io col canale, guarda, è stata la parte quando ho aperto il mio canale. Credevo che, sai, comunque sono personaggio pubblico da tanti anni, ho una a catena Facebook, Sì. migliaia e migliaia e tutto. Pensavo che questa informazione sarebbe arrivata così, immediata. Invece sono rimasto stupefatto, per esempio, stavo all'Eudi, con, tra l'altro, le cose del canale, gli striscioni e tutto quanto, era già aperto da un pochino. E la maggior parte delle persone che passavano, che erano miei amici, miei clienti, guardavano, ah, senti un po', ma i video poi non li fai più? Okay. E stavano, capito? Non avevano saputo questa cosa, perché in realtà non è così semplice. No, è Noi chiaro, ma questo pensiamo che c'hai 5.000 persone e quindi a no. tutti, no, arriva a 25. Poi se lo vuoi far arrivare a di più devi pagare qualcosa, se no devi pagare di Sì, ma più. è anche una questione, guarda, non solo di pagare, io apro una piccola parentesi, a me piace molto questa tipologia di mondo, cioè la creazione di contenuto è come riuscire a organizzarlo e distribuirlo affinché le piattaforme mi aiutino a distribuirlo bene. E c'è una scienza dietro a tutti gli effetti su come, cioè, non è detto che il format del tuo contenuto possa funzionare su YouTube o su Instagram o su TikTok. Ogni piattaforma ha una sua dinamica, Certo, ha un suo sì. contenuto favorito, è un modo di pubblicarlo, realizzarlo, montarlo e poi indicizzarlo che è molto unico. Io, per esempio, da questo punto di vista mi sono affidato a un'agenzia quest'anno che si chiama Medusa Management, che mi aiuta ad analizzare i dati per poi distribuire praticamente, non distribuire, organizzare i contenuti online. E questo è una cosa, hai fatto bene a dirlo, perché non è semplice per niente. C'è una scienza dietro, ci sono degli studi, e ci sono delle pratiche che bisogna adoperare affinché tu riesca a trasferire quella tipologia di audience da Facebook su YouTube, o da YouTube farla migrare a Facebook. Poi c'è anche da considerare, per esempio, una cosa. Alcune volte questo non è neanche fattibile per una questione di tipologia di utenza, cioè è difficile portare un utente di Facebook su Instagram, Certo. così come alla maniera inversa, e E dietro poi c'è il questo c'è. fatto dell'età che hanno Sì, per social media. esempio, oggi se tu parli con un ragazzo che ha 20, 20 anni, 25 anni, Quindi Facebook non.
Facebook è dei boomer, capito? Sì, sì. Instagram sta morendo pure, secondo dei grossi trend. Quello che secondo gli studiosi del settore risulta essere il più costante, che quello è migliorato, quello che è migliorato negli anni, è sempre YouTube, che sta cercando sempre di alzare di più l'asticella per i creator per dare sempre migliore qualità, avvicinandola a una piattaforma di streaming. Cioè io accendo YouTube perché voglio passare del tempo di qualità, se invece mi voglio sparare 500 catture me ne vado su YouTube, su Instagram e via. Quindi è molto interessante questo punto. Ti invito a tempo perso a guardarci, perché secondo me non è neanche così tanto difficile. Tu fai conto che, giusto per darti un numero, quest'anno io ho provato a realizzare contenuti sempre più lunghi all'interno del canale, e ho contenuti, ho video di anche mezz'ora o 18 minuti o 20 minuti che hanno fatto, guardando al mercato italiano del video di YouTube, mettiamola così, della Peschiera, appena hanno fatto delle discrete visualizzazioni. Per esempio, quest'estate sono andato a pescare con Giuseppe Gentilino, che era che è l'attuale campione italiano di pesca in apnea, e sicuramente questo ha aiutato, ma lì c'è un ragionamento dietro per promuovere il contenuto, e ha fatto quasi 19.000 visualizzazioni, ed è un contenuto di 27 minuti, con una buona... Questa agenzia mi aiuta, esatto, a leggere la permanenza dell'utente sul video, dove è calata e perché. Allora nel prossimo video non fare quella cosa perché ti fa calare, quindi il contenuto non si fa, YouTube non la farà vedere a più persone. Insomma, c'è un delirio, però è sicuramente interessante e formativo. Fabrizio, è sempre interessante parlare con te. Ti ringrazio profondamente per questa possibilità. Spero un giorno di incontrarti. Io a Roma ci voglio venire, ho un sacco di amici, e niente, quindi magari vengo, sì, ci andiamo a pescare insieme, facciamo un video insieme. Se nel periodo buono, nel periodo estivo, sicuramente sì. Se nel periodo invernale, lascia pure la moto a casa e qua da noi non è aria. Va bene, è stato un piacere, grazie per il tuo tempo. È stato un piacere per me, grazie a te. Ti saluto. Ciao, Fabri. Ciao, buona serata.